Gli Etruschi erano forse il popolo più musicale dell'antichità. Loro cercavano di applicare la situazione della musica ad ogni ambito della vita privata e pubblica, civile e religiosa. Un matrimonio, una festa di fidanzamento, un banchetto, un rituale religioso, uno spettacolo di tipo privato o pubblico all'interno di una sorta di circo, veniva accompagnato da brani musicali. Abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione sugli strumenti a fiato, che sono quelli più rappresentati nelle immagini etrusche. Le uniche tracce concrete sono quelle di pochi frammenti di strumenti musicali in osso, in legno, in avorio, come ci raccontano gli antichi, che loro suonavano e che ancora, dopo tanti anni, possono parlarci. Questo è un museo assolutamente eccezionale, perché ospita tutti i reperti legati all'archeologia subacquea, ovvero tutti i reperti recuperati sul fondo del mare. Questa nave che veniamo ad osservare qui dentro ha restituito una cosa assolutamente inedita, inaudita: strumenti musicali. Ovviamente non è possibile suonare questi strumenti antichi, questo è chiaro, però è importante ricostruirli fedelmente, esattamente, con i soliti legni, con il solito calibro, i soliti fori. Si può capire perfettamente, diciamo, non la melodia esatta che loro potevano produrre. La cosa interessante, per me fantastica, sarà sentire quel suono che 2700 anni fa queste persone sentivano realmente. Come nel jazz moderno, come nel jazz modale, quello di Miles Davis, quello di John Coltrane, quello di Ornette Coleman, la funzione della musica in quel caso era l'ipnosi, l'emozione dell'ipnosi che queste scale potevano darti.